Infatti per me è stato uno strazio stare lì perché c'era un profumino, a dir poco. Allora, intanto ci ha raggiunto, come vi avevo preannunciato, Florino Pivetta. Buonasera Florino. Buonasera. Buonasera a te. Florino è il cultore, il custode di quella che è stata un'arte che ha visto Catanzaro protagonista nel corso di alcuni secoli, giusto? Un'arte che, se vogliamo riammirare, ritrovare, lo possiamo fare anche adesso recandoci a San Floro, che è il paese limitrofo a Catanzaro, di cui Florino Pivetta è stato sindaco. Un paese dove viene perpetrata questa tradizione, una tradizione che poi ci consente di ammirare queste opere che vengono realizzate appunto con i frutti della cultura del Bacco da Seta, giusto? Innanzitutto voglio ringraziare per l'ospitalità che mi viene riservata e voglio precisare che Catanzaro è sempre custode dell'arte della seta. Basta fare un giro nelle chiese, famose chiese di Catanzaro, o nelle famiglie dei catanzaresi, dappertutto troviamo qualcosa di eccezionale. Quindi questo te lo posso testimoniare, che qualcosa di storico. È tradizione nelle buone famiglie, nelle antiche famiglie di Catanzaro, comunque conservare qualcosa degli antichi manufatti della nostra città. Quindi, infatti non per niente, contemporaneamente, oggi fino a marzo, c'è un'esposizione al Museo Diocesano dell'arte della seta con paramenti sacri e altre cose molto interessanti che la gente può visitare per ammirare lo splendore, la manifattura particolare che Catanzaro riservava a questa nobile arte. Quindi noi abbiamo ripreso questa importante e delicata tradizione, rispolverando quel filo di seta che era stato conservato, e quindi ci siamo avviati con un progetto sperimentale che non è facile raggiungere poi i risultati che vediamo su questo tavolo. Sono alcune delle cose... Delle vere e proprie opere d'arte. Delle vere e proprie d'arte. Intanto ammiro questo splendido vestito che è una cosa allora, pazzesca. Allora, questo è un vestito in velluto. È del secondo giorno di matrimonio delle spose degli anni 40, anni 50, perché si vestiva bene il giorno dopo il matrimonio? Perché il giorno prima il vestito da sposa era un vestito che veniva fittato oppure veniva, come dire, scambiato da una sposa all'altra. Invece questa immagine qua, questo è un vestito da sposa originale che viene custodito nel Museo della Seta a San Floro, e questo risale al 1800. Il corpetto di questo vestito è interamente in seta con 5 colori, mentre invece la gonna è in fustagno perché doveva reggere, come dire, i lavori che facevano le donne allora. Vabbè, ti stai incuriosendo questo vestito, lo vorresti indossare? Molto bello, ma l'ho notato da appena è stato esposto. Poi volevo far notare, appunto, come diceva, è un abito da sposa. Il secondo giorno di matrimonio, l'abito che la sposa, lo sposo e la sposa ricevevano gli amici e i parenti il giorno dopo il matrimonio. Infatti c'è una particolarità anche nella foto, appunto, che sta inquadrando adesso il nostro cameraman, di questa, diciamo, la chiamiamo... Sì, è un velo. Sì, sì. No, quello è quella è seta contemporanea, il velo che c'è sulla testa, mentre, ripeto, il corpetto è interamente in seta, però è formato, è intrecciato con 5 colori. Ma guardavo che anche il velo è lavorato proprio minuziosamente, vero? La maestria, diciamo, era tutta rigorosamente a mano e quindi ci volevano molti giorni per poterlo confezionare e poterlo poi farlo indossare su misura, perché venivano costruite su misura, quindi... Il vestito è proprio un'arte che si tocca e si vede. Splendido veramente. Avvocato, lei ha ricordi abbinati alla seta? Sì, qualche cosa. Catanzaro era, dal punto di vista era famosa. Storico. Certo. Dal punto di vista storico è stata la pagina più gloriosa della nostra città. Bene. Tutta la storia
molto interessante e affascinante. Sì, Florino, approfondiremo il discorso sulla seta, perché da qui a, a poco, 20 minuti, daremo vita all'altra trasmissione, non solo sport, e quindi approfondiremo quello che è stato un antipasto che abbiamo voluto regalare ai telespettatori. Vediamo inquadrati, ripeto, quelle che sono state definite da Florino Vivino delle vere e proprie opere d'arte. Intanto rispostiamo di nuovo la telecamera sulla cucina per fare un riassunto di quella che è stata la proposta di questa sera in materia gastronomica. Una proposta che ha visto come protagonista la carne e lo chef Giampiero del Mamma Rosa, e ci ha voluto così illustrare la preparazione di piatti semplici ma creati con una materia prima che deve essere particolarmente curata. Quindi abbiamo creato le caramelline di ripiene di carne suina con un sughino in bianco con dei funghi porcini. Beh, intanto, come dire, risottolineo l'allestimento coreografico che ha saputo allestire Giampiero. Veramente qui siamo stati sorpresi quando siamo arrivati a trovare già tutto questo cibo ben coordinato e ben esposto sul tavolo di lavoro, e ci ha veramente sorpreso, ma soprattutto ci ha fatto ragionare in questi termini, che spesso magari i bambini non gradiscono la carne proprio perché l'avevano presentata in un semplice piatto bianco, probabilmente arricchendola con queste coreografie che ha saputo creare. Sì, pronto? Sì, sentiamo. Buonasera. Buonasera. Stiamo seguendo la posizione di Trespasso e Calabria a Teolo. Volevamo mandare tanti auguri e salute al nostro chef. Siamo lo staff di Mamma Rosa. Grazie. Bene, grazie. Buonasera. Buonasera, grazie della telefonata. Bene, allora dicevo, spesso magari i bambini non gradiscono la carne perché viene presentata così in maniera spoglia, o spesso la carne non viene gradita perché viene cucinata in maniera sbagliata, spesso viene bucherellata. Quindi sottolineiamo il fatto che invece la carne non deve essere bucherellata pena la perdita del sapore. E soprattutto dobbiamo sfatare il ben cotto. Il ben cotto è indice di un lavoro mal fatto. Il ben cotto vuol dire rovinare la carne, alcuni dicono carne cotta pesce crudo, alcuni pesce cotto carne cruda, ma il segreto per la carne, lasciando stare tutto quello che si dice, è mangiarla al sangue. Beh, tu forse ricorderai che sono stato forse uno dei pochi clienti a chiederti la tartare di carne, eh? È stato l'unico a sapermela preparare come io la gradisco, insomma. Quindi la tartare di carne, diciamola, è un piatto di carne cruda, però deve essere anche quella saputa ben fare, perché c'è una lavorazione dietro, non è che è un pezzo di carne cruda che tu mi servi così, insomma. Anche quello è un piatto prelibato che nel tuo ristorante si può gustare. Si può ordinare tranquillamente, perché noi siamo in grado di farla con gli ingredienti giusti, sempre a disposizione, perché il nostro è un banco come in una macelleria, è sortitissimo di tutti i tagli, e soprattutto sono tutti i tagli migliori. Bene, allora Roberta, se tu intanto vuoi di nuovo ripetere gli ingredienti, così proprio lo sottolineiamo, perché stasera siamo stati contenti di aver assaggiato tutte queste prelibatezze di Giampiero. Sì, allora, pronto? No. Ah. Pronto? Sì, vada pure, signora. Pronto? Sì. Tante pietanze. Io vorrei suggerire a loro che loro potrebbero fare in diretta
non so se riesco a farlo.